Il volontariato in tempo di crisi. Questo è il titolo del convegno che sabato si è tenuto nei locali della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù. L'iniziativa è stata promossa dalla neonata associazione di volontariato Stella del Sud di Alghero, che nell'occasione si è presentata alla cittadinanza. Stella del Sud ha deciso di aderire all'ACLI della Sardegna, affidando l'intervento principale dell'incontro al presidente regionale Ottavio Sanna, che ha presentato una relazione dal titolo La Carta di Zuri e le nuove forme di povertà in Sardegna. Inoltre, l'associazione ha illustrato le sue proposte di consumo solidale a sostegno delle famiglie e dei piccoli produttori locali, attraverso l'intervento del presidente Antonio Mura. L'obiettivo è quello di organizzare anche ad Alghero i gruppi di acquisto solidale, in risposta alla crisi economica in corso e in sostegno alle produzioni locali di qualità. L'associazione Stella del Sud è una nuova associazione, l'abbiamo costituita qualche mese fa e si propone diversi scopi. Quello più importante è la costituzione dei gruppi di acquisto solidale, i cosiddetti GAS, che mettono in rete un gruppo di famiglie, almeno una cinquantina, che in questo tempo di crisi vogliono comunque continuare a fare le loro spese. L'associazione Stella del Sud è nata qualche mese fa, si propone diversi scopi. Il principale è probabilmente quello di costituire i gruppi di acquisto solidale. Si tratta di costituire una rete di famiglie che vogliono comunque rifornirsi dalle piccole aziende agricole locali. Questo significa, per una parte, almeno per le famiglie, poter risparmiare acquistando prodotti di qualità. Dall'altra, per le piccole imprese locali, significa poter vedere assicurata una vendita che può essere un'entrata sicura anche nel tempo. Certo, si tratta di fare sistema, si tratta di rendere questo tipo di acquisti continuo nel tempo e di conseguenza da questo punto di vista ci vuole l'impegno di un gruppo, di un'associazione che sostenga l'iniziativa ed eventualmente la ampli, la estenda. Ecco. L'altra iniziativa invece è quella del mercatino dello scambio gratuito del libro. Il titolo del convegno che noi facciamo è il volontariato in tempo di crisi. Leggendo le statistiche sappiamo che si comprano meno libri, si comprano meno giornali, tutto sommato si legge di meno. Risparmiare sulla cultura si può, però è grave. È grave perché significa tagliare laddove invece forse bisogna curare di più l'intellettualità, la cura dello spirito, il piacere del leggere, eccetera. Allora noi col mercatino dello scambio gratuito del libro pensiamo di offrire un libro in cambio di un altro. Ed è possibile che in questo mercatino una persona trovi un libro che gli interessa, lo può prendere gratuitamente semplicemente dandone un altro che ha già letto, si crea una circolazione di libri che tutto sommato può essere un servizio, soprattutto in periodi estivi quando si legge un po' di più, si va al mare, si ha anche più tempo da trascorrere in maniera alternativa, diversa dal solito.